Quando qualche settimana fa per le edizioni del Bardo è uscito questo libro molto bello, La casa della poesia di Nuno Judice, io sono rimasto molto sorpreso, per due motivi principalmente. Uno perché, essendo un libro di poesie sulla poesia, toccava l'argomento che mi interessa ossessivamente di più, cioè proprio la natura della poesia. Ecco, cos'è questa cosa attorno a cui poeti, lettori, critici ci arrovelliamo tanto. E il secondo aspetto è che l'ha fatto con grande eleganza, con grande profondità di pensiero, ma anche con grande, questo è uno degli attributi di questo libro, in sostanza poi della sua poesia, con grande semplicità e naturalezza. La grande qualità di questo libro sta nel fatto che parla di argomenti difficili, perché la poesia è una questione complessa, in modo franco, leale, con grande disinvoltura e naturalezza, ma senza così ostentare troppa facilità, in sostanza con grande equilibrio. Il pregio è che queste poesie sulla poesia, a partire da quella che poi ha dato il titolo al libro, La casa della poesia, già una prima lettura sono molto nutrienti perché raccontano delle constatazioni, delle circostanze, delle situazioni vissute in prima persona dall'io poetico, diciamo dal poeta, ma poi invitano a una rilettura, proprio perché attraverso queste allegorie, metafore, situazioni che alludono alla natura della poesia, Judice è riuscito a depositare, insomma, il senso della sua esperienza, di poeta. Quindi i grandi poli che poi generano la tensione poetica sono tutti in campo in queste poesie, quello tra la naturalezza e l'artificio, che è quello della scrittura, tra l'ispirazione data e la volontà del poeta. C'è una poesia che si intitola Voce che parla proprio del dettare, del sentire che la parola non è tutta nostra, cioè tutta del poeta, ma viene originata appunto da una voce, da qualcosa che lo eccede per certi versi. E sostanzialmente in queste poesie c'è la grande tensione tra la forma e la vita, insomma, tra il movimento del mondo fenomenico, delle percezioni, delle sensazioni e la forma che in qualche modo per fare rivivere quel movimento lo deve anche fermare e cristallizzare. Però detto così è tutto molto complicato. In realtà nelle poesie di Judice il pensiero diventa pensiero concreto, cioè assume evidenza, sostanza d'immagine, carnalità espressiva della lingua. Insomma, per esempio, nella poesia che dà il titolo al libro, la poesia eponima, La casa della poesia, si realizza proprio questa cosa che io non scrivo poesie, ma che da lettore sento, cioè questa reversibilità delle forze in campo, per cui il poeta immagina di muoversi in una casa come se fossero i vari comparti e settori di una poesia per trovare il suo tu, la sua lei, a cui la poesia lo conduce, ma che poi trova dentro la poesia stessa, no? C'è una specie di circolarità per cui non si sa più qual è la precedenza tra la vita vissuta, la forma che la dice e che la restituisce. E questa poesia veramente è molto bella. Ne ricordo anche un'altra, cioè la ricetta per dipingere l'azzurro, il vero titolo me lo sono segnato qui, ricetta per fare l'azzurro, che forse è la poesia per me più incantevole di questo libro, e scrivendo anche sul Corriere della Sera una recensione, penso, sono appassionata della casa della poesia, mi sono fermato anche su questa poesia perché con una estrema semplicità questa parola ricetta, no? Poi ha questa confidenza col lettore fin dall'inizio, se vuoi fare una poesia. E però il pensiero è altissimo, è mirabile attraverso la vicissitudine, nell'esperienza di questo miniatore arabo. C'è anche un'altra poesia che si intitola in modo simile Come si fa la poesia. Ecco, direi quindi che è lì soprattutto che bisogna guardare come questo poeta portoghese così, così,
così bravo, è riuscito a dare sostanza concreta a un'esperienza poetica che è tutt'altro che scontata. E così, leggendo questo libro, pian piano si vede tutta la ritualità del poeta che compone poesie. A me, per esempio, c'è una poesia che si intitola Una poetica in soffitta, dove il poeta parla del sentiero, del cammino che gli fa fare la poesia. Mi è venuta in mente una poesia di Pessoa, dove non si sa più se è il cammino che guida il poeta che traccia il cammino, ed è così anche in questa poesia. Insomma, quindi un libro che fa amare la poesia attraverso la poesia stessa, insomma, che è il modo e la forma dell'espressione, ma anche in queste poesie il contenuto e il tema. Non era facile, quindi davvero complimenti al poeta che oggi siamo qui per certi versi celebrare, comunque a presentare al pubblico italiano.